Un saluto da Incivile Urbano. E un bentornati a Tarta 4. Ragazzi, che brutta ci vuole storia. La pistola. Non andiamo da nessuna parte così. Comunque, ragazzi, senti, ce ne siamo scappati da quel pecoraro. Sì, quel pecoraro. Siamo rientrati nello specchio. Siamo usciti della salute? Dalla finestra. Scusami un secondo. Questo dice: quando la salute non ti stai fermo, la salute si ripiglia. Perché tu non stai struppiato. Sì. Giustamente. Sei male. Infatti, però si quel pambe come il primo. Sì. Che comunque hai bisogno di curarti. Sì, certo, se troviamo una bella siringotta, una di bella là, siringotta ci trasforma. Belle, sì. pecore come c'erano. Allora, ragazzi, mi faccio una esplorazioncina per di qua, perché qua sì, anche noi veniamo da una storia di merda, non sappiamo sì, sì. dove andremo a parare. Adesso dove siamo? Perché dove siamo, esatto, sì, qua. E ce lo dice anche il nostro amico Castellano. Siringa, attenzione. Una siringa, vedi? Bello, siringa bello, mediche. Bello. Beh, ma c'era proprio chiaro, signori, che te la dovevi Ma ce trovare. La spariamo subito o poi non vogliamo attendere? Aspetta, fammi capire, L1, tieni premuto. Il piacere dell'attesa. Ma proprio. Secondo me qual è l'attesa? Qual è l'attesa? Innanzitutto, come si seleziona? Ah, così, da sopra, da tu sopra, clicchi, prendi e lui se la chiava in vena. Ecco qua. Se la spara in vena. Ah, però qua non c'è... prende qualcosa, niente. Subito si riprende, l'altra volta restava un po'... Un po' ammaroto, sì, un po'... Sì. Vabbè, queste sono le siringhe, saranno le siringhe nuova sì, versione. Sì, no? Sì, New Age. Vabbè, ragazzi, è qua, quindi che ci sta? Niente? Niente, c'è solo una porta in cui entrare, e questa qui. Ci sta qualcosa di pericoloso qua. Non credo, secondo me è solo oggettistica che si deve trovare. Speriamo ci sia un oggettistica qui, per esempio. La calligrafia su questo diario è chiara e precisa. L'ultima nota. Ho ricevuto la chiamata, ora conosco la ragione. 4 file di 40, guarda questi due vasi. Tutta roba Moebius, Mobius, come è stato aggiunto? Un file. Premi situazione per vedere, non è bello. È una mappa. Ah, perché poi c'è anche una mappa. Ma c'è una bello. Mappa. Questa è una novità. Wow, ma che mi splash allora? Scusami, se abbiamo una mappa, vuol dire che noi quindi avremmo, diciamo, anche un'area da visitare più vasta. Chiaro, no? C'è non la mappa. Quindi non è come il più, sono tutti i file, vedi, che sì, che abbiamo trovato man mano. C'è una grande mappa. Lo vedremo poi. Sfondiamo la porta alla felicità. Ma qui? Usciamo fuori, secondo me. Qui bisogna uscire fuori da questa casa. Bisogna solo andare via. Chissà fuori cosa c'è, signori. Siamo curiosi veramente. Ma che ci sta sotto al libro? Ma lo vedi che c'è? Che cazzo c'è? La pistola! E prendi. Non si piglia. Come l'hai fatta a vedere poi? No, mi sono flashato vicino alla porta. Sono andato a guardare proprio con la coda dell'occhio. Guardate come è impazzito Castellano. Non capisce più niente. Come la vuole prendere? Come è paradossale. Non si prende sta cosa. Perché? Per prendere si è No, che storia, raga. Ma pure per guardarla si abbassa Castellano, perché non mi fa cliccare. Ma non esiste che me ne vado da qua senza quella cosa. Spostare il libro Castellano. Infatti. Senti, tu mi sammi, cioè sono sicuro che invece devi rassegnare. Così la guardo ancora. No, vedi, devi scattare filmato. Che tu non la dovresti notare, sì. Ma giustamente uno come me non nota una pistola sotto lì. Chiaro, non mi devo accecare ovunque. Va bene, bene subito okay, una ragazzi, pistola, applauso per questa novità. Questo ci fa piacerissimo. Sì. Quindi possiamo andare, ma qua dove siamo? Un bosco. Figlia mia, non ti preoccupare, ma va bene allora, vatti a tutti i militari e ti porta a casa. Questa è la solita foto. Pensavo fosse andata perduta per sempre nell'incendio, lui lo dice proprio. E invece si è salvata. In qualche modo, insomma, si è salvata. Bello. Non proprio del tutto, però. Si capisce. Si capisce bene. Bel ricordo. Va bene, il ragazzi, quinto file questo file. Pronto, chi è al telefono? Pronto? Pronto, signor Castellano, residente in via delle 32? Ma chi è? Buongiorno, signor Castellano, siamo dell'Enel Luce Gas, signore, anche TV. E che volete, mia? Che su? Volevamo fare delle offerte molto vantaggiose, considerando l'aliquota IRPEF, il contraddittorio PAL, il suo documento di idoneità parlamentare, abbiamo deciso peraltro di premiarla quest'anno, aumentandole la bolletta solo di un centesimo IVA lorda. Pensi un po', signor Castellano. Sentite, io mi tengo che fa, potete chiamare più tardi. Ragion per cui lei dovrà presentarsi ai nostri sportelli entro il giorno scritto sul documento catastale della sua ultima annata primordiale. Mi raccomando, se vuole usufruire dei nostri vantaggi, ci contatti al numero verde che troverà sul documento di estratto di nascita, oppure si dà chi al comune più distante per espletare
Poi nell'incubo siamo andati nella nostra stanza dove abbiamo trovato uno specchio. Infatti, benvenuto a Union, vedi? Sì. Trofeo guadagnato. Trofeo guadagnato. Qua selezioniamo l'arma dall'arsenale. Per l'arsenale, la signore, questa volta cambia un po'. E mo penso che stiamo storia. Veramente giocando. Qui c'è un'erba, un'erba medica. Questa no, Resident, ragazzi. È proprio President. President. Mamma mia, quindi con queste piante sicuramente ci faremo qualcosa di medicinale. Sì. Per sì. la nostra incolumità fisica. Sì, sì, quella è la pianta che poi, non lo so, miscelerai con sì. qualcosa e lo metterai nella siringa. Sì. O sì. faremo diventare la pianta stessa siringa, chi lo sa. Esattamente, sì, sì. Siamo dei... dei chimici. Vabbè, ci chiamavano Walter White. Quando okay. si va... Però non io si mi va. Sento un po' smarrito, lo sai? Certo, perché chiaro. Non è proprio Gianciano, noi veniamo da dove qui. Veniamo, giusto? Innanzitutto, sì. siamo a capire. Voglio proprio che essere però guarda sicuro. Che non bisogna arrendersi. No. Nel senso che certe volte le strade sembrano tante, ma ricordiamoci sempre il concetto anche del nostro caro Dax. Che cos'è qui? Una qui c'è una macchina, sì. Indaga. Oh, che schifo, signori. Povero bastardo. Povero bastardo. Castellano fa sempre pariamo. E quindi che dobbiamo fare qua vicino? Niente Castellano? No, niente di che, questa era solo una cosa che dovevi guardare così per suggestionarti. Vabbè, però insomma. E poi continuare. Ma questo sei chiuso in macchina, era una macchina, me ne feci in musco. Vabbè, ma anche perché dovevano farlo ormai? No. Meglio andare via, nessuno ha visto niente. Questa là, però devi che... questa macchina non vorrei essere un attimo sparare o c'è una siringa mai spariamo no siringa siringa no spariamo la signori siringa facciamo la siringa no sei spariamo impazzito completamente no tu sei impazzito che vuoi fare ma sei sparà ah ma qui abbiamo il coltello fantastico hai fatto tutto in mosca veramente certo in mosca è schifo ma non si mi pure Castellano schiatta tutto per beccarsi le mosche comunque abbiamo capito che con R 2 sì. da il coltello da la sì, coltellata, da una coltellata che è poi il coltello che ci ha conficcato nel braccio il, sì, il tizio il fotografo sì. mentre scappavamo noi vogliamo scassargli tutti per sfizio siamo dei pisti di strada ragazzi tra poco non trasformeremo Castellano in GTA che ne dici scusami vabbè vai a fare la missione mi sono arreso vicino alla macchina ragazzi quindi mo ce ne andiamo però non temere, insomma, non temere, avanziamo, signori. C'è un'altra macchina. Che noi in fondo dei colpi ci abbiamo in questa pistola. Qui c'è una baracca, un arsenale. C'è certo, una casa qui. Certo. Una macchina parcheggiata. Diamo uno sguardo prima alla macchina, scassiamo tutti i vetri. È andato via qualcuno. Ma che gente di merda. L'educazione a Rostò. Andiamo a controllare. Certo. Dicono che in questa casa ci siano delle strane manifestazioni culturali. Andiamo a controllare. Permesso, c'è qualcuno? Mangia mamma, vuoi mangiare mamma? Mangia. Fatta mamma è buona. Voglio un pattoncino a poco, tanto poco di faccio fatta zuppiva, tanto faccio fatta cemanga di mia, che cazzo mamma, se mangio capito, mangio, mangio mamma, mangio, 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 ma così, niente di me mangio, papà, la mano nel cuore. Ma non lo coraggio, perché sta tutta la e non ti piace! Mangia! 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 Capra! Oh, siamo sicuri di questa cosa? No! Cazzo, questa fa male! Ma ci cattura! Perso la pistola, appena trovata! Oh, Castellano, bravo Castellano, reagisci! Reagiamo Castellano! Reagiamo, ma lei è veloce, sparala in fronte! Porca miseria! È morta? Follia proprio, questa mamma signora. Mia, signori, comunque, è veramente pazza l'idea. Veramente pazza. Di fare l'amore con lei. Ma con lei proprio no. Se quelli completamente squilibrata questa tipa. Ma faccio un cazzo. Dobbiamo toccare noi, tocca a noi. Tocca a noi. Vai, vai, mamma mia, signori, che mirone.
Che Beh, mirone. L'abbiamo fatta fuori subito. Certo, certo. Ragazzi, bella, bella, bella storia. Indaga. Cominciamo mo. Dobbiamo ecco il gel, gel verde, signori, gel verde. Telefonata, quindi quando succedono queste cose, tutto. La festa alla fine succede. Ragazzi, mo ci facciamo una piccola perlustratina in questa casetta, giusto sì. per essere sicuri di non tralasciare niente. Niente. E poi prenderemo la nostra vita. Lo seguiremo. Quindi, sì, certo. In pratica c'è questa mappa che chissà se sarà. Poi la vedremo meglio perché voglio prima capire ancora un po', diciamo, che cosa ci si presenta qui in questa abitazione. Vabbè, secondo me. Qui la cosa importante l'abbiamo fatta, cioè quella di ammazzare sta signora, sta mamma. La vedi, e il ragazzo è ancora vivo oppure si è buffato? Quello ci ha aperto il cranio. Sì, mamma mia, veramente. Vabbè, ci facciamo un giretto. Gente, ragazzi, qua c'è il problema. Sì. Qua c'è il problema da là. Mamma mia, quanta gente, ma zombie proprio. Sì, 28 giorni dopo. Barra... Ma infatti sta diventando tante barra... cose. World Walking Dead. Però The Walking Dead è nervoso perché chi si corrono. Sì. Guarda questo. Attenzione, questo è stato beccato. Ma questi mochi su, questi sono sempre gli agenti. Gli agenti, sì. I nostri amici, uno se n'è andato. Questo tipo l'ho riconosciuto, questo con gli occhiali. Sì. Mi pare che era insieme? Il tecnico, l'esercito tecnico sulla scheda. Uomo, noi dobbiamo passare. È andato in quella casa comunque. Dovremmo andare un attimo a vedere, a controllare. Anche se qui c'è guarda un casino. Dobbiamo andare però, a vedere, piglia e vai. Però noi abbiamo la pistolina, Ma noi abbiamo quattro colpi, Jack. Cassano, vedi di loro. Non è che... quattro zombie tu. Per attenzione, furtività. E uccisione in silenzio, bellissimo. Col coltello? Col coltello. Bello. Con il coltello. Bello. Allora, vediamo un po' se riusciamo a sfruttare. Però dobbiamo stare attenti. Prendi la bottiglia, quasi fai il trucco per distrarre. Li vedi? Ah, ok, la bottiglia distrae, li distrae. Sì. Li fa andare verso una direzione e noi possiamo agire indisturbati. Mm-hmm. Ho capito. Quindi noi avanziamo piano piano, signori. Bella bel qua c'è anche un'altra erbetta bel sintetica. Momento. Qui c'è un'altra. Però lo vedo aperta come sì, il infatti gioco, si va ovunque. Perché non è che cioè per starci una pianta qua. Sì. E per diciamo avere una mappa così in generale, un'altra bottiglia qua. Sì, vabbè, comunque mo occupiamoci di questa zona innanzitutto. Uccisione nemico ignaro, X. Ma mica da qua giù. Però questi. Vabbè, questo è molto distratto. Distratto che sta facendo? Sta mangiando lo scroglio. Sì, ecco qua, vai. Oh, piglialo. Bellissima. Bella Castellano. E così piano piano si possono far fuori. Oh, prendi. Tutti, quando uccidi i mob, ti dai il gel. Direttamente, fantastico, 1400, ragazzi. I miei capelli cominciano a diventare interessanti. Sì, sì, capito quanto. Questo che sta vicino alla casa dove se ne è fuggito il nostro amico. Sì. Poi gli facciamo fare proprio la fine dei carciofi. Comunque c'era qualcosa che non hai preso. Magari sicuramente lo prenderemo dopo. Una facciamo fuori prima zombie. Qui dentro probabilmente ci si nasconde uno dei tecnici che cerchiamo. Bene. Facciamo male a questi zombie. Direttamente alla testa. Poi da dietro. Qui non lo puoi perquisire stavolta. Perché? Non ti ha dato un cazzo. Vabbè, non tutti forse ti danno il gel, sennò altrimenti se ne carano i capelli tutto questo gel. Quindi lì ma poi vorrei che mi piace questa cosa che vai da dietro e non consumi proiettili. Non consumi proiettili. Vuoi fa rotta città così certo. Vuoi fare pure. Immaginavo. No, ma secondo me questi sono i primi stupidelli. Sì, ma poi tra l'altro saranno. Non fare allarmare tutti. Comunque no, ne sono ma tanti, sono tanti, comunque non ce la fai a farlo. Come fai, infatti? Chi le sanno 3-4 in loro solo là. Ma io se fossi in te entrerei in casa. Prima... Ma anche perché vabbè. C'è da capire all'interno certo. Di questa casa, magari questo ci dà una mano, ci dà un'arma, alziamo le mani, signori. Un'altra bottiglia qui la una bottiglia di ketchup ovunque ci può servire giustamente e va bene entriamo è dentro. Chiuso ovviamente però noi spingiamo lo chiamiamo no, spingi questa spingi, si sfonda potente, vai spingi, vai potente, che si sfonda. Vai Castello vai sì, si è sfondata anche perché c'è un problema dietro. Questi poi si sono accorti giusto nudi, certo. Comunque meno male. Noi chiudiamo, mettiamo scaffale davanti qua. Bravo Castellano, mi piace. Castellano si sa comportare. Perché giustamente non è veloce. Ma se fosse stato un altro gioco, si sei stato dicendo, ma cos'è quello? Oh mio Dio, fammi mettere il comodino vicino alla porta. No, voglio... Comunque, ragazzi, ho trovato anche una cosa che si chiama polvere da sparo. Non so a cosa servirà, però prima o poi il gioco ci farà capire
sì. Cosa. Vabbè, noi ci siamo messi un attimo al riparo. Qua c'è un bagno. Qua c'è un bagno, una casetta medica. L'altra siringa già bella, pronta e fatta. Bello. Non dobbiamo manco mischiare nulla, grande, mi sa. Grande, ragazzi. Grande. Già è pronto il prodotto chimico. Qui c'è il jazz. Secondo me questo dovevamo trovare qua. Guarda che ti dico. Forse in questo lavandino, niente. Mi preoccupa solo un poco l'estrema folla di zombie fuori. E non vorrei che si diventasse. A me piace tantissimo questa condizione attuale del gioco e di Castellano. Tu chiuso in casa e fuori una marea di zone. È un classico, ma fa veramente rappariare. Frate, mi hai fatto cagare su. E tranquillo. Tranquillo, frate, mo. T'ho a posto. Lascia la pistola, frate, eh? Ti sono venuto a dare una mano. Non sei un rato arrabbiato. Eh? Non sei un chiedere che ci sta a cupola, che ne saccio, le fatte i plexiglass. No. A cupola? Io conosco una cupola, frate, che è lì San Pietro. Allora non sai niente quello che sta succedendo. Non sai che la terra è piatta. Sì, frate. Oggi capite che la terra è piatta. Ma tu che cazzo stai a fare, cadendo, però? Ma no sulla Terra, pure sola, luni, pianeti, tutte cose. Ci siamo messi tutto quanto insieme, abbiamo fatto belle ricerche in coppa internet. Abbiamo scoperto che la curvatura non esiste. Infatti se tu provi a mare e ti metti a guardare coppa spiaggia, non la vira. Guarda. Uè, che vuoi a me? Questa terra è piatta, però tu sei fessa. Senti una cosa, io so capo una ragione. Tieni la pistola. Mi chiamo Sastiano Castellano. E tu chi sei? Sono Lino. Lino Finelli. Noi abbiamo trovato tutta la verità perché ci hanno mentito i governi. I governi? Sì, i governi. Sì, Andalino, può piacere. A me non me ne furta la forma della terra, mo mi stongo, capito? Vabbè, non c'è sta problema. Io sono che faccio una torretta di ricerca e sento la canzone pure. La canzone? Ma che stai dicendo? Ma avete fatto la canzone per la terra piatta? Esatto. Ma non so che c'è dicendo. Ma chi ha fatto? Chi ha fatto? Hanno fatto lui, chi ha può fare secondo te, scusa? Comunque stai andando buono con coppa YouTube, già mi caricate, tieni visualizzazioni che è tutto a posto. Mo te la faccio pure sentire, se la vuoi sentire, eh? Aspetta un attimo. Allora. Guarda, non ma... è bello. Anzi, senti un attimo. Ma indossa su cosa non mi sentire. E allora vuoi sentire? Senti, sì. Guarda come cammino il loop, sì. Sì. I governi ci mettono, il sole non è poi così lontano. Mamma, mi piace assai. Vabbè, non fa niente comunque. No, forse mi avrei un poco testa, non lo so. Forse piatta, da ripetere più assai. No, io ci mettessi pochi piatti. Senti, non mi parla proprio di felicità. Ne parla solo i piatti, forchette. Ma non voglio sentire parlare di palla. A noi la parola palla non ci piace, non la supportiamo. Vabbè, la canzone è un po' ripetitiva. Frate, solo che si consiglia tronco. Va bene. Senti, a proposito, ma tenisse per casa e due pinte su cosa, ca? Forse sì, tengo due pinte. Frate, ti sembrerà strano, ma è già roba proprio in Antartica. In Antartica? No, ma l'Antartica non esiste, non è mai esistita. Esiste un anello gigante che gira attorno alla Terra. E fa tutti i ghiacci, è fatto interamente ghiaccio. E beh? Là non ci può provare tu, non ci può provare nessuno là. Purtroppo stanno i militari, torno all'anello. Per tutta parte stanno. Non potremmo fare niente, Castellano, mi dispiace, non ci posso fare niente. Ma voglio sapere sulla strada, mica vieni con me. Ma non puoi, una volta sei trovato, stanno i militari, vuoi capire o no? Fratello, là stanno parendo. Ma tu sei un figlio di Castellano Marmolaro o Vodraro? Non mi ricordo, come si chiede, credo.
Ma ho tanto tempo fa, sono un petto vetro, proprio a disse. Tu stai sbagliando, non so io. Stai confuso. No, non le pensa che stella sti cose fra te a me non le fam. Non devi credere che sono pazzo, tengo una famiglia e figli, guarda che fine ha già fatto. Io sono convinto che a terra è piatto ormai. E tu non pensi come me, io lo so. Io mi piace tanto sta canzone come sta abbiamo. Pure a me lo sai, potessimo scrivere canzone, scrivere insieme, che ci vuole due parole. Ma fatta la canzone, amma fatto, amma fatto, amma fatto ritornello. Ma che tu hanno affitto, ma non fotte la gente, la folla dei militari. Castellano, i militari sono pericolosi, sai? Io c'ho coraggio. Hai ragione, ci vuole coraggio e tu ne hai. Castellano, non andare, ci sono i militari che ti bloccheranno. Lino, ma tu mi puoi fare un piacere, vuoi dare una pistola, un fucile, un bazooka, No, 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 non ci stanno cazzo. Forse non hai capito che se la sua tregione che ha dinta a storia, non ci stanno cazzo, là forse non è cil. Ma ci capito, ma almeno la munizione, no? Non ce ne stanno, cazzo là. Allora guarda, là non ci sta niente proprio. Quello che può fare, stanno un paio di scartoffi, mettono due munizioni insieme, c'è sto banchetto là, no? E mi fa qualcosa, non lo so io, come si fa. Cioè, questo mo sta faticando, eh. Ah, qua c'è il salvataggio. Ah, qui c'è anche il salvataggio. Però aspetta, prima di salvare voglio capire prima un attimo, infatti, ancora un secondo. Tutto salviamo. Sì, aspetta, siamo mappa. Qua. Tanto stiamo qua. Aspetta, fammi capire un po'. Diamo un'occhiata in giro. Qua che sopra, per esempio, c'è un frusaglio. Parti di armi, vedi. Vari componenti utili. Sarà per magari per potenziare le armi. Sì. Parti di armi ancora. Abbiamo trovato qualcosa in questo casupoletto. Passiamo, dove c'è il nostro amico. Lasciamo la parte di... banco da lavoro. Usa i banchi da lavoro per creare munizioni. Vai Castellano, mettiamoci al lavoro. Prendiamo tutto. Munizioni buono. Ma potremmo già fare, secondo te, costruire qualcosa. Macchina da caffè, bere un caffè, ripristina interamente la salute. Quindi quando sei in queste stanze, così, secondo me c'è la macchina da caffè dove tu vai là. Bello. Ti fai un bel sorsino di caffè. Devo dire la verità. Molto con stile. Sì. Ti riprendi con un bel caffè anziché farti un hamburger o una siringa. Una siringa, un caffè. Però c'è tante cose. Guarda, si è recuperata proprio tutta. Tutta. Ci voleva, sì, mio caro Castellano. È finito pure il caffè. Devo tutto il caffè, Castellano. Comunque, qui c'è il banco da lavoro che ci fa appariare tantissimo. Consultiamolo un attimo. Familiarizziamo col banco da lavoro. Iniziamo pure a lavorare. Già messo in mano. Cioè, creazione o potenziamento armi? Ma noi che creiamo? Scusa, i proiettili. Sì. Ma anche salute e recupero siringa. Vabbè, questa è una sorta di potenziamento. Qua possiamo creare le siringhe, no? Stiamo una farmacia. Tarta si apre una farmacia. Allora, qua abbiamo diverse. Innanzitutto, come si crea una siringa? Tenendo preso. Vedi, ci vogliono tre erbe. È un trofeo guadagnato per la prima tua. Munizioni, ragazzi, munizioni proprio voglio vedere. Sai munizioni, non vogliamo restare sei senza. Botte a sei proiettili. Anche se abbiamo il coltello in maniera 12, furtiva. 14, ah, ecco qua. Può essere usato 9. 18. Cioè, 18 è il costo, 9 munizioni. 9 munizioni. E vabbè, creiamone un po' di meno, magari. Diciamo 5, 6, giusto? Per non sprecare proprio tutto, se possiamo eventualmente creare qualcos'altro, me la create? Sì, penso di sì. Sì. Ma potresti creare mentre anche un invece potenziamento, esatto. Che cosa si fa col potenziamento? Ah, nel potenziamento invece si usano le parti di armi, vedi? Sì. Cosa possiamo potenziare? Una beata minchia, perché penso che ne abbiamo poche. Mi sa che è troppo presto per però se chi te l'ha detto? Proviamo un po', vediamo capacità, proviamo, munizioni. Noi qui siamo. Hai puoi potenziare un po' la potenza di fuoco. Innanzitutto, che succede? Potenza di fuoco, quanto ce ne vuole? Non ti dice però quanto ce ne vuole. Sì, ce ne te lo dice. Da 6 a 7 colpi. Beh, quindi invece potenza di fuoco, che succede? 120% di danno, è buono.
Però ci vogliono 90 parti, vedi, sì, là sotto sì. sta scritto, e quindi noi qua mi sa che non possiamo proprio. Ma secondo me, guarda, puoi solo dare un'occhiata, ma puoi fare. Sì, all'inizio proprio non puoi essere sei troppo pezzente. In fondo, non abbiamo fatto niente. Ti manca tutto, cioè, inutile proprio. Lui là, intanto, continua a lavorare. Vabbè, lì stiamo facendo la menta. Qua però si può fare. Qua si può fare, aumenta la capacità del caricatore, quindi il caricatore lo possiamo aumentare. Aumentiamo. Possiamo, non possiamo ridurre la velocità di ricarica. Vero? No, tarta, secondo me non puoi fare niente. No, però questo costa 20, vedi? Aspetta, una cosa, fammi capire, sto dando un'occhiata in generale, come si veloce. Poi facciamo una cosa, non ci piace, non possiamo tornare indietro. Invece, ma tanto alla fine farei tutto, va bene, quindi... Okay. Aumentiamo qua, ci abbiamo solo 5, quindi è meglio che mo chiudiamo proprio, perché sicuramente con 5 parti non andiamo proprio più. Ti ride proprio in faccia, Castellano. Esatto. Stesso Castellano. Vabbè, signori, questo quindi è il banco dei potenziamenti. Banco dei tante pegni, novità in questa nuova versione di Castellano. Veramente bello pure. E vabbè, poi ci vedremo creazione improvvisata. Improvvisata, ci hai fatto in mezza via. Creazione improvvisata consuma più risorse rispetto alla... Ah, se lo vuoi fare per la strada, sì, lo puoi fare per lo consumi più. Pure questa è una figata. Ma bravi, raga, bravi gli sviluppatori. Che non è che puoi andare sempre. Ok, ragazzi, quindi possiamo salvare un attimo. Sì. E darvi appuntamento anche poi alla prossima. Alla prossima puntata. Esattamente. Che tra breve arriverà. Ma proprio prestissimo. Un saluto da Incivile Urbano. E un abbraccio da Tarta 4.